La tragedia del conte Ugolino è la tragedia di un padre che non può aiutare i propri figli. È la tragedia di giusti, innocenti, che vengono condannati per una colpa che non è la loro. È quindi la tragedia che spesso l'uomo soffre ed sperimenta per il fatto che è condannato ingiustamente o deve sopportare dei castighi, delle punizioni, delle sofferenze che sono immeritate. Dante vede nel lago Cocito due dannati, l'uno è sopra l'altro, come Teseo che si nutre delle membra e della testa di Menalippo nella Tebaide. Racconta Stazio che Tideo era stato trafitto a morte da Menalippo. Allora Tideo era riuscito a sua volta a ferire l'avversario, l'aveva ucciso. Aveva poi chiesto ai compagni di portargli la testa di Menalippo perché lui si potesse nutrire di quella testa poco prima di morire, con il proposito di vendicarsi. Dante vuole sapere per quali ragioni quell'anima si trovi sopra l'altra e si stia nutrendo della sua nuca e quindi manifesta la sua intenzione di rivelare la storia nel caso in cui quell'anima abbia qualcosa da raccontare che possa rinverdire la sua memoria. Ecco che la storia che Dante va a raccontare è in realtà una vicenda che doveva essere conosciuta all'uomo contemporaneo, a Dante, una vicenda che si era svolta nella seconda metà del 200 in Toscana, esattamente a Pisa. Il conte Ugolino è un personaggio di spicco della politica pisana e momentaneamente è lontano dalla città quando viene richiamato a Pisa dall'arcivescovo Ruggeri con la scusa di arrivare ad un patteggiamento perché c'erano state diverse controversie politiche, ma in realtà l'arcivescovo Ruggeri lo inganna e lo fa imprigionare dentro la Torre della Muda, assieme a due figli e a due nipoti. Tutti i quattro personaggi imprigionati assieme al conte Ugolino nella Torre della Muda sono in realtà adulti. Ma la magia della poesia e dell'arte dantesca è quella di trasformare una vicenda storica in un fatto poetico che ha come scopo quello di richiamare dal punto di vista sentimentale e patetico ancor di più il lettore, perché Dante trasforma le vicende e fa sì che tutti i personaggi siano in realtà piccoli, quelli che sono stati rinchiusi con il conte Ugolino, e siano tutti figli del conte Ugolino. In questo modo il lettore proverà una compartecipazione emotiva e una simpatia ancor maggiore e perciperà l'ingiustizia di quello che questi bambini hanno sofferto. La poesia racconta quello che la storia non ha detto, secondo quella che è la celebre espressione e riflessione di Manzoni nella lettera a Monsieur Chauvet. La poesia riesce a indagare nel cuore dell'uomo cercando di cogliere le ragioni di quanto è accaduto e nel contempo dice quello che la storia non è riuscita a raccontarci. Ed è per questa ragione che Dante riuscirà a raccontare e descrivere gli ultimi 8 giorni di vita del conte Ugolino. Il peccatore, non appena sente le parole di Dante, subito solleva la testa da quel pasto feroce. La bocca sollevò dal fero pasto quel peccatore, forbendola ai capelli del capo che egli aveva di retroguasto. Poi cominciò: tu vuoi ch'io rinovelli, disperato dolor che il cor mi preme già pur pensando, pria che io ne favelli. Ma se le mie parole esser dien seme che frutti infamia al traditor ch'io rodo, parlare e lagrimare vedrà insieme. Io non so chi tu sei, né per che modo venuto sei quaggiù, ma fiorentino mi sembri veramente quando io t'odo. Tu devi saper che io fui conte Ugolino
E questi, è l'arcivescovo Ruggeri, or ti dirò perché i son tal vicino, che per effetto dei suoi mai pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri. Però quel che tu non puoi aver inteso, cioè come la mia morte più cruda, udirai e saprai se mi ha offeso. Questo è il prologo alla tragedia del conte Ugolino, ben costruito su sapienti richiami letterari. La vicenda di Enea e di Dione, raccontata nel secondo libro dell'Eneide, è presente in quella allusione «Tu vuoi che io rinovelli disperato dolor che il cor mi preme?» Sono proprio le parole con cui Enea esordisce prima di raccontare, su suggerimento della regina cartaginese, in un lungo flashback. Dante Auctor poi riprende le parole che aveva utilizzato nell'episodio di Paolo e Francesca, quando scrive «Parlar e lagrimare, vedrà insieme». La stessa Francesca era stata indotta a parlare da Dante, ma le sue parole erano proferite con un tono lacrimoso. Ecco che il conte racconta una storia che tutti conoscono in Toscana, tutti sanno come lui sia morto nella Torre della Muda, e lì sono morti anche i suoi quattro figli piccoli, così nella vicenda poetica. Ma quello che Dante non può sapere è come siano stati trascorsi gli ultimi giorni nella Torre della Muda e come la loro vicenda sia stata tragica, come la loro morte sia stata cruda. Ecco che dopo questo prologo il conte Ugolino racconta il sogno che costituisce il primo atto della tragedia. Breve pertugio dentro dalla muta, la qual per me al titol della fame e che convien che ancora altrui si chiuda, aveva mostrato già più lune per lo suo forame quando io feci il malsonno, che del futuro mi squarciò il velame. Il conte Ugolino fa questo sogno una notte. Lui con i suoi figli erano cacciati sul monte, per cui i pisani non possono vedere Lucca, e l'arcivescovo Ruggeri è il signore della caccia ed è assieme in compagnia con altri nobili, e a un certo punto ecco che il conte Ugolino e i suoi figli vengono agguantati dai cani, e il conte Ugolino si sveglia e ha l'impressione che anche tutti gli altri figli, tutte le altre persone lì incarcerate abbiano fatto lo stesso sogno. E arriva mattina, arriva il momento in cui deve essere portato il pane, ma il conte Ugolino sente inchiodare la porta della torre. Ed ecco che il padre e i figli hanno subito l'intuizione di quello che accadrà loro, cioè loro moriranno di fame. E subito è Anselmuccio a chiedere «Tu guardi, sì, padre, che hai?» Il conte Ugolino non parla per tutto quel giorno e anche per la notte, perché è diventato di pietra. E questo, il primo giorno con la notte, costituisce il secondo atto della tragedia. Quando giunge il secondo giorno, ecco che i figli chiedono al padre, gli dicono in maniera chiara: «Padre, assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi, tu ne vestisti queste misere carni e tu ne spoglia, tu ci puoi spogliare, ci puoi uccidere, puoi mangiare della nostra carne dal momento che sei affamato e sei nostro padre». E per la seconda volta compare qui il termine padre. E anche quel giorno e poi il giorno successivo rimangono in silenzio. Pensate come dovevano essere duri, crudi quei giorni in cui non veniva proferita parola e non si poteva mangiare, non si trovava consolazione nello sguardo e né tantomeno nel dialogo. E arriva il quarto giorno, quando parla Gaddo e dice: «Padre, che non mi aiuti?»
qui Gaddo muore. È il primo dei figli a morire e nel quinto e nel sesto giorno muoiono poi uno dietro l'altro anche gli altri figli. Per tre volte viene proferito il termine padre. Un figlio vuole chiedere aiuto ai genitori che sono la sua speranza, ma il conte Ugolino non può far nulla per andare incontro al bisogno di questi bambini, e tra il quinto e il sesto giorno muoiono anche gli altri tre figli, e poi tra il settimo e l'ottavo il conte Ugolino si dà a brancolare ormai cieco sul corpo dei cadaveri dei figli. Poscia, più che il dolor, poté il digiuno. Questa frase lapidaria chiude la tragedia. Chiude il quinto atto e Dante ha utilizzato, come in tutte le altre grandi tragedie dell'inferno, una frase lapidaria, in questo caso ambigua, perché il lettore è libero di interpretarla. Poscia, più che il dolor poté il digiuno, può significare che da quel momento in poi il conte Ugolino si è nutrito delle carni dei figli, si è lasciato andare alla antropofagia, oppure che il conte Ugolino è stato ucciso dalla fame, non tanto dal dolore. Il conte Ugolino era colpevole, riflette Dante Auctor, colpevole probabilmente di aver venduto i castelli di Pisa ed è per questa ragione che è collocato lì tra i traditori della patria. Ma erano innocenti i suoi figli. Ecco perché il Dante Auctor, dopo aver descritto il conte Ugolino che ritorna a cibarsi della carne del teschio dell'arcivescovo Ruggeri, ecco che il Dante Auctor interviene sospendendo la narrazione e inveendo contro Pisa. Ai Pisa, vituperio delle genti del bel paese dove si suona. Pisa, tu sei la vergogna dell'Italia, vergogna di quei popoli ove si parla la lingua del sì. Ecco che Dante parla dell'Italia che esiste sì già secoli prima dell'unificazione e della nascita dello Stato italiano del 1861. L'Italia esiste già all'epoca in cui San Francesco scriveva il Cantico delle Creature nel 1224. L'Italia esiste già all'epoca di Dante, esiste per cultura, esiste per lingua. L'Italia è il bel paese dove si parla la lingua del sì e il Dante Auctor auspica che le isole possano fare siepe lungo, vicino alla foce dell'Arno, in modo tale che tutti i pisani possano morire annegati. Ecco che il Dante Auctor è personaggio che presenta talvolta delle caratteristiche che sono simili all'uomo che è ancora viaggiatore qui su questa terra, perché talvolta si lascia andare anche all'istinto e al desiderio di vendetta. Come il conte Ugolino, anche Dante vorrebbe la vendetta nei confronti di Pisa. E in questo modo si conclude la vicenda del conte Ugolino, ma non si conclude il viaggio nel lago Cocito.